grande borgo della Toscana, ammirata da artisti e scrittori che nel fluire dei secoli di essa hanno parlato e ad essa hanno dedicato i propri capolavori. Questa cittadina ha vissuto varie epoche importanti e molto ha dato al mondo in termini di cultura, arte, scienza e storia. Cortona, un luogo senza tempo dove il passato si lega senza soluzione di continuità al presente per scrivere un nuovo futuro, accogliente e pronta ad aprire il suo scrigno di tesori al visitatore che vorrà conoscerla. Tesori che non appartengono solo all'archeologia e all'arte. Lo scrigno è colmo di tipicità, di eccellenza e qualità che vanno dalla gastronomia ai vini, dall'artigianato agli eventi culturali. Il tutto inserito in uno splendido contesto territoriale in cui l'uomo è riuscito a creare e mantenere un equilibrio straordinario con la natura. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo nel bellissimo comune di Cortona. Tre giornate importanti per la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, 24, 25 e 26 agosto, per la manifestazione del campionato italiano assoluto di Ruzzolone. Questa sera ci troviamo presso il comune di Cortona. Come potete ben vedere alle mie spalle abbiamo la piazza e proprio la piazza si sta riempendo di tanti turisti, ma di tanti, soprattutto di tanti giocatori di Ruzzolone. Ora vedremo questa manifestazione, ringraziamo alla collaborazione della SD di Cortona, l'associazione del Ruzzolone, ma soprattutto ringraziamo la Federazione Nazionale della FIGEST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.
Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Mi trovo nel comune di Cortona per 3 giornate importanti per il campionato italiano assoluto del Ruzzolone. In mia compagnia ho il presidente della specialità di Ruzzolone, Sandro Bellagamba. Presidente, da ieri 24 agosto siamo partiti proprio con il settore giovanile. Vorrei spendere con lei 2 parole su questi giovani. Beh, è stata una vera soddisfazione. E un encomio ai bambini, ma soprattutto ai familiari che cominciano a farle praticare questo sport che per noi è importante e vitale. Il ricambio generazionale può avvenire soltanto attraverso i giovani. Presidente, noi ci siamo lasciati a fine giugno con il campionato italiano di Ruzzolone a Modena, a Savignano sul Panaro. Sono state anche lì 3 giornate importanti. Quanto è stato e quanto è l'impegno per arrivare ad oggi a fare queste 3 giornate qua a Cortona? Beh, l'impegno è tantissimo e questo si può fare grazie a una squadra che collabora, che interviene sui luoghi dove ci sono queste importanti manifestazioni. E per questo la federazione ci è vicino e dobbiamo ringraziare comunque la Figest che ci mette a disposizione anche mezzi e uomini capaci per portare avanti un discorso che è molto importante. Siamo a fine campionati agonistici, che cosa si prefissa per il 2019, per il futuro, gli obiettivi, Presidente? Beh, gli obiettivi sarebbero ancora più ambiziosi, ci accontenteremo di vedere quello che possiamo fare. Naturalmente serve tanto impegno, tanta volontà, ma speriamo di trovarla. Ringraziamo il presidente della specialità Ruzzolone, Sandro Bellagamba.
Roberto Pedroni, presidente della commissione tecnica specialità Ruzzolone. Roberto, io so che tu sei il factotum, colui che fa tutto e colui che si prende pure i cicchetti, però io credo che prendere i cicchetti, tra virgolette, sia una cosa proficua per essere arrivati a questi campionati italiani. Beh sì, i cicchetti aiutano anche a correggere gli errori che vengono commessi durante l'anno e si cerca di migliorare. Poi è chiaro che una volta si accontenta uno, l'altra volta si disgusta l'altro, però bisogna cercare un punto di mediazione, punto di incontro. Roberto, tanto lavoro per arrivare a queste 3 giornate qua a Cortona? Sì, abbiamo cominciato il mese di marzo con delle qualificazioni nelle varie province d'Italia. E oggi siamo arrivati al culmine della manifestazione. Quindi le aspettative, Roberto? Che tutto si svolga correttamente nella sportività e che vinca il migliore. Grazie. Prego.